Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su The Order 1886, proseguiamo la nostra storia. Facciamo parte, insomma, dei cavalieri della Tavola Rotonda, numerosi cavalieri in questo caso. Se non ricordo male erano 12, secondo la storia, mi sembra, non mi ricordo però. Pare che per Londra vaghino creature non meglio precisate, o meglio mezzo sangue, insomma mezzi lupi, boh. Vabbè, noi siamo dediti alla pulizia. Eliminare queste creature da Londra. Però vediamo. Pare non vogliano indagare i nostri, anzi lui, il capo qui, boh. Ok, salve. Ho aumentato un pelo luminosità. Che vabbè, è un gioco parecchio buio, lugubre, quindi. Scusa, voi tre mi bloccavate la strada? Boh, e dovevo andare di qua. Pensa a te. Allora. Galahad risolverà la questione a suo tempo. Ora ho un problema più urgente. Come vuoi. Chi parteciperà al viaggio verso le Americhe? Lord Barrett, Lord Arwin e il sottoscritto. Mi hanno parlato in modo lusinghiero dell'Agamennone e Lord Hastings. È la migliore mai costruita dalla Compagnia delle Indie Unite. Posso garantire un gradevole e veloce viaggio sull'Oceano Atlantico. Possiamo attenderci la tua presenza al varo, Sir Lucan? Sarà un onore salutarvi il giorno del viaggio inaugurale. Sir Lucan, se potessi. Col vostro permesso, Ma signori. certo, Sir Percival. Alastair. Sai bene quanto me che Whitechapel è il fulcro di ogni disordine, il fulcro di tutto. La mia opinione è irrilevante, il consiglio si è espresso. Pochi hanno osato opporsi al volere di tuo padre. Devo ricordarti che tutti noi siamo al servizio del Lord Cancelliere. Sei il comandante dei cavalieri! Riportalo alla ragione. L'incursione in una roccaforte ribelle ti sembra forse ragionevole? Lo considero un rischio Al accettabile. punto da assumerti l'intera responsabilità qualora dovessero insorgere eventi imprevisti. Lascia che le responsabilità ricadano soltanto su di me. Whitechapel resta inavvicinabile, ufficialmente, perlomeno. Le sono grato, Sir Lucan. Non mi serve la tua gratitudine. Voglio risultati. Come desidera il comandante. Quindi ci ha dato il via libera, ufficiosamente. Ci Dunque? infiltreremo. Magnifico. Quando ci muoviamo? Non starai parlando di Whitechapel, ma Tuo mio padre. fratello ha approvato una nostra ricognizione. Trova l'equipaggiamento necessario. Isabeau, un secondo. Una domanda, monsieur. Sul Lord Cancelliere. Che c'è, Marchese? Sir Lucan e Lady Grain sono stati adottati, vero? Sì, esatto. Perché li ha coinvolti in tale conflitto? Forse voleva riacquisire una parvenza di umanità. Al momento di unirsi all'ordine, hanno scelto in autonomia. Sarà, ma io proteggerei i miei figli da tutto questo. Marchese, facciamo presto. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur? Il mio amico Mallory ha sempre avuto un'attitudine da ribelle. Mai conosciuto uomo migliore. Comunque, mi affido a te sperando che tu possa tenerlo nei ranghi. Presto servizio con Sebastian da tempo. Gli affiderei la vita. Un minimo di controllo non sarebbe inopportuno. E proteggi mia sorella. Intesi? Nessuno può impedire a Isabò di cacciarsi nei guai se l'ha deciso. Non posso negarlo. Chi ci può fare un fratello? Buona fortuna e auguri. Sempre al tuo servizio, Sir Galahad. Sì, lui era Tesla, esatto. Tesla, l'uomo giusto. Fa l'inventore. Sì, questo taglio così cinematografico penso sia unico. Non mi pare di averlo visto in altri giochi. Sta particolarità. Fa strano, devo Hai dire. nuove invenzioni da mostrarmi? Diversi giocattolini interessanti, se posso dire. Certo.
Ci sono aggiornamenti sui fatti di Grosvenor Square? La polizia sta indagando. Anche troppo. I Lycan che bussano alla Compagnia delle Indie Unite, come lo spieghi? Mayfair non è più come una volta. Permettimi di controllare alcuni dei miei nuovi esperimenti. Nel frattempo puoi guardarti intorno e prova qualsiasi cosa ti incuriosisca. Solo fai attenzione. Laboratorio di Tesla, catacombe di Westminster. Esplora il laboratorio, tenuto L2 per concentrarti sui dettagli, va bene. Sì, mi sa che i collezionabili praticamente non ci sono, cioè nel senso, essendo una seconda run questa, ufficialmente, visto che l'avevo già giocato. Nicola, non so. Oppure boh. Come se la passa il tuo amico Edison? Sì. Thomas e io non siamo in buoni rapporti. Direi di no, Quell'uomo è un idiota! Cos'è May the Great Man Win? Che vinca l'uomo migliore, una cosa del genere. Oh. Vabbè, questo era un documento della storia, però dico proprio i collezionabili, mi sa che... cioè, avendoli presi una volta, non ci sono, vabbè. Questo... Anticaglia. Sembra impossibile che un tempo usassimo questi comunicatori. Ah, è un comunicatore. Non sembra. Vabbè. Lo zoom, andiamo qui. Non c'è niente. Qui niente. Questo si fa fatti i suoi. Là c'è qualcosa. Mi sembrano chiacchiere senza senso. Chiacchiere, documenti magari. Vabbè, progetto. Nicola, vecchia faina. Vabbè, è un volantino usato come foglio. Niente qua. Sir Galahad. Dov'è? Dica. Vabbè, io continuo a esplorare, Prego. Ah, questo qua. Ok, questo l'avevo già visto. Qua abbiamo già visto. Vabbè, abbiamo fatto tutto il giro. Vediamo cosa vuole. O cosa ci dà? Qualcosa che potrebbe interessarti. Questo dispositivo converte l'inefficiente corrente continua di Edison nella mia più sofisticata corrente alternata. È utile per sovraccaricare e disattivare alcuni sistemi elettrici. Ok. Lo sto ispezionando, non... Ah, ok. Non è altro che un banale raddrizzatore con tubo a vuoto con morsetti in ottone ad abbellirne le forme. Ah, è un'elegante custodia in pelle. In ciascun tubo c'è una piccola quantità di mercurio. Se allinea il mercurio in ogni tubo, il dispositivo si attiva. Provalo, ti prego. Blocca il mercurio tra gli aghi. Tieni punto L3 e R3, va bene. Il mercurio oscilla con la corrente. Ah, ok, devo tenere, sì. Così, no. No, era giusto. Porca. Ok. Fatto. Eccellente. Mi stupisci sempre, Nicola. Vorrei l'opinione di un esperto sul mio ultimo giocattolo. Ecco.
Carabina di precisione Essex M84. Un gioiello. Hai sempre avuto occhio per le armi. Su questa ho montato un mirino telescopico. È perfetta per gli scontri a distanza. Sarei onorato se volessi collaudarla. Con piacere. Beh, un fucile da cecchino, praticamente. Dell'epoca. Cosa... vediamo, non si può trattenere il respiro. Il rinculo è forte, ma sì, è gestibile. Miriamo sempre lì. Più o meno. Ingrandimento variabile potrebbe esserti di grande aiuto. Direi di sì. Ottimo bilanciamento. Sì, non oscilla poi troppo, devo dire. Va bene, ho capito. Toh. Il tuo talento continua a stupirmi. Qua sfondiamo il bersaglio se continuiamo. Va bene. Ah no, premi le tre per stabilizzare la mira. Ah, ok. Vabbè, però non oscilla troppo comunque. Sarebbe utile anche un silenziatore. Me ne occuperò immediatamente. Ci sono altri giocattolini che ti piacerebbe provare? L'offerta è allettante, ma devo tornare dagli altri. Tutti. Certo. Il monocolo richiesto dal generale Lafayette è laggiù sul tavolo. Glielo farò avere. Vabbè, quindi cosa ci dà? Il fucile, monocolo e... Scandaglieremo il quartiere a coppie. Isabeau, tu e Lafayette imboccherete High Street dal lato sud. Io e Galahad la percorreremo da nord. Perché il francese non va con Galahad? Mademoiselle dubita delle mie intenzioni. Mi atterrò scrupolosamente ai dettami della cavalleria. Preferirei avere l'aiuto di qualcuno un po' più esperto. Pensavo non ti servisse aiuto. D'accordo. Farai squadra con Galahad. Forse un giorno Mademoiselle mi permetterà di mostrarle il mio talento. Un giorno. Ricordate, questo è territorio dei ribelli. Gli insorti non apprezzeranno un'incursione a Whitechapel. Dopo quanto scoperto a Mayfair, l'obiettivo sarà l'ospedale di Londra. Mi stupisce che i Lycan abbiano trovato rifugio qui. Non trova, monsieur? Pensi davvero che i ribelli collaborino con i Mezzosangue? Il Lord Cancelliere ne è convinto. Io non ho qualche dubbio. C'è qualcuno di cui ti fidi, mon general? Nulla è scontato, tutto è opinabile. Un motto che mi ha tenuto in vita per secoli. State allerta, tutti quanti. Avremo un'accoglienza calorosa. Ah, quel joie! Un ammasso di ladruncoli, spioni e ruffiani. Un tempo era tutto molto diverso. 15 ottobre 86. Risorgeva una cappella isolata che offriva rifugio ai viaggiatori. Risaliva prima della mia epoca. Le mura della città non esistevano. Whitechapel colpisce al nulla naso. È più come prima, Sebastian. Vero. L'ordine men che meno. Sì, infatti mi pare che loro sono molto più vecchi di quello che sembrano. Cioè, invecchiano molto lentamente, se non ricordo male. Questi cavalieri. Ci troviamo all'ospedale. E stai in guardia. D'accordo. Di qua, monsieur. Cioè, quelli vecchi come lui e, diciamo, il capo dei cavalieri hanno secoli. Adesso non so quanti, non mi ricordo, ma... La pipa. Le ceneri sono ancora calde. Sì, analizzare l'oggetto, ma... Non c'è niente, no. Ciao ragazzi. Dov'è? Ci fate compagnia? Guarda, monsieur,
Quelle graziose fanciulle al balcone ci salutano. Lafayette. Che devo? È una mela. Cioè, cosa c'è da analizzare? Aspetta. Ma scusa, quell'altro non dice niente. C'è uno lì. Questo? Avanti, fagli sputare le budella. Ne vuoi ancora? Qua picchiano uno. Sta sanguinando come un maiale sgozzato. Lo vedo male. Non si rialza. E resta giù, stronzo. Vado giù. Che strano posto. Sì, salve, salve. Non so di passaggio. Cosa c'è qua? Un documento. Vabbè. Ma sono letti questi? Fondi degradati, sprofondati irrimediabilmente nella più oscura miseria. Massacranti turni in fabbrica per una lurida paga miserevole e padroni che vi impongono di essere i loro grati per pochi spiccioli a settimana. Bambini ridotti a scheletri nell'inferno delle miniere di carbone mentre i capitani d'industria banchettano sui vassoi d'argento! È questa l'Inghilterra che vogliamo? No! E che cosa dobbiamo fare? Combattere! Esatto! Ci hanno visto. Fratelli e sorelle, muoviamoci. Combattere! Unitevi alla nostra causa! Abbasso la Anche regina! Perché... Cioè, Abbasso siamo... Abbasso l'impero! Siamo piuttosto riconoscibili, Abbasso voglio dire. La regina! Poi eravamo lì in bella mostra. Abbasso la regina! È morta! Per colpa tua! Il signorino non voleva sporcarsi le mani. Va tutto bene, non devi aver paura. Come poteva sapere che fosse lo squartatore? Mi sembrava solo uno sbirro. Ne ha uccisa un'altra ieri notte. Io non lo sapevo. Non insistere, monsieur. Io non lo sapevo. Stai tranquilla. Ora sei al sicuro. Ehi, perversa sì, Jack lo squartatore. Oh. Dovremmo usare questa porta. Devo le due per operare sul cilindro e rilevare la posizione del pistone. Mentre tieni premuto le due, ruota lentamente fino a quando la vibrazione si riduce. A quel punto premi R2 per far scattare il pistone. No. Ah, sì? Sì. Ok. Aspetta. No. Non riesco a trovare il punto giusto. Pensa a te.
Non sono ammesse armi in questo edificio. Se volete restare, lasciate le pistole. Bien sûr, monsieur. In effetti stavamo giusto cercando il guardaroba. Date qui. E buon divertimento. Calma, monsieur. Una veloce ricognizione dell'area mi sembra imperativa. Ma scusa, il coltello che abbiamo sulla schiena non è un'arma? Cosa, non è considerata arma? Cioè. Ok, ispezionare. Prenditi tutto il tempo. Zelda. Vabbè. Per te la prima volta, vero? Sì, è un bordello. Sì, sì. Va bene. Lì. La vasca da bagno. I corvi di Londra si stanno organizzando. Corvi di Londra. E sai cosa si dice di chi ha il naso grosso? In realtà erano i piedi. Ma anche il naso. Questo non si riesce neanche a leggere. Cioè. Analizzare. Vabbè. Fa il provolone. Generale Lafayette, veterano dell'esercito americano. Marchese, non c'è tempo da perdere. Serve una via di fuga e subito. Ho quello che serve, monsieur. Se una di voi signorine potesse frugarmi in tasca. Da qua, amore. Può bastare, monsieur? Basta e avanza, direi. Prego, allora. Al piano di sopra. Sei pronto, amore? È una cosa che non ti scorderai. Sì. Quindi, di qua, tesoro. Sono già qui. Qui dentro. Ehi! Ehi! Che state facendo? Avete sbagliato stanza. Dove è andato il mangiarrame? È lì dentro, con il suo amico. Ehi! Uscite di lì. Salve! Oi! Oi! Beh, abbiamo trovato un'arma. Trova il modo di raggiungere l'ospedale. No, però non posso equipaggiarla. Allora, monsieur, che facciamo ora? Qua, direi. Ah. Sui tetti è l'alba, non penso di là, sì, qua. Perché c'è il segno bianco. Ok. Abbiamo ospiti. Prendete le armi, forza. Lafayette. Erano quelli in piazza, la donna lì, l'indiana, cos'è? Abbiamo scatenato un vespaio. Occhi aperti, Marchese. Devo trovare un modo per passare. Qua, qua. Ok. Mm.
Sollevando sto coso. Boh, aspetta, fa vedere qui. Qui c'è qualcosa, cos'è? Figli e figlie della Britannia. Forse qui. Sì. Figli e figlie della Britannia. Figli e figlie, ecco, della Britannia. Gioite, perché quella che stiamo vivendo è un'epoca di prosperità. Il nostro glorioso impero marcia instancabilmente verso il progresso, protetto dalla minaccia dei mezzo sangue, dall'occhio vigile dell'esercito di Sua Maestà e dei Cavalieri Reali. Nel frattempo, la Compagnia delle Indie Unite porta il nostro vessillo in tutto il globo, mentre voi e la vostra prole beneficiate dei frutti di un onesto lavoro. Le nostre fabbriche producono merce che dona lustro all'Inghilterra. A ogni alba del nostro magnifico impero, il sole illumina un futuro sempre più radioso. Un futuro di cui potrete essere protagonisti. Ogni giorno, ogni comune cittadino ha l'opportunità di contribuire alla prosperità e al benessere. E presto potrebbe toccare a voi. Dunque vi chiedo, figli della Britannia, state facendo la vostra parte? Contribuite alle sorti dell'Inghilterra. Rendete onore all'impero. Messaggio del Partito Conservatore, ottobre 86. Mi sono accorto adesso che in realtà è un audio messaggio. Ok, ma portando su quel coso, posso saltarci su? Non so. Lui che dice il nostro francese di fiducia, no? Niente. Qua? Ah, e dove siamo arrivati? Sì, ok. Ah, no, ho capito. Salta. Ok, sì, di là, vai di qua. Adesso possiamo passare così. Cavalieri e uno lungo per gli sbirri. C'è differenza? Occhi aperti e guarda chi arriva. Beh, ma se sono cavalieri, chiamiamo i rinforzi. Certo, se vediamo uno di quegli infami ficcare il naso qui, avvertiamo i ragazzi. Anche se sono sbirri? Nah, se sono pochi, li ammazziamo e via. E se sono tanti? Che ne so, li ammazziamo comunque. Chiudi la bocca, occhi aperti. Però io sparerei, a dire la verità. La pelle a terra! Ok. Libero! Pistola. Forse i tetti non sono la via migliore, sì. Hai ragione. Troviamo un'altra strada per l'ospedale. Vediamo, fammi vedere. Che pistola è questa? Questa è la pistola. No, teniamo questa qui, è particolare. Questo revolver. Hanno sparo doppio, forse. Ecco, dammi il suo fucile. Cioè, scusa, ci ha fatto vedere il fucile Tesla e non ce l'ha neanche dato. ok, fucile. Ok. Ma no, forse è meglio il fucile. Le granate, va? Ho trovato un'uscita. Un attimo. Ah, questo cos'è? Mitragliatore. No, fammi una carabina, va? Ok, munizioni. Ok. Mollo. Salve.
Oh, Fasil. Aspetta. Merda. La sensazione è che non siamo i benvenuti. Ma dai. Gli occhi aperti. Non vogliamo causare altra confusione. Siamo... Guarda, Dio non ha salvato la regina. Siamo un po' esposti, Via. Magari... Andare al riparo prima. Lafayette, tieni giù la testa. Dobbiamo togliere di mezzo il cecchino. Porca vacca. Non posso neanche espormi. Aspetta un attimo. Il tempo di mirare. Però. Ah, ecco a cosa serve quella. Sì, non posso neanche espormi. Spara a caso sto sparo. Aspetta. Oh, ok, va che. Aspetta un attimo. Ecco cosa serve la boccetta. Avevo visto là c'era una boccetta, però. Mi hanno bloccato! Stai giù, la magliette ti coprirà. Oh, alleluia, l'ho preso. Ok. Ok. Un altro. C'è il suo amico. No, aspetta. No, quasi. Troppo. E non si copre. Non va in copertura. Oh. Adesso aspetta, appena esce. Ho preso male. Ah. No. Sono bloccato. L'ho preso? Sta giù, monsieur. E preso. Ah, è vero che c'avevo la visione oscura. Proviamo. Altri? Loro. Porca vacca. Non so se forse è meglio. Sto ricaricando. Questo. Preso. Obiettivo a terra. Preso. Aspetta. No. No. Spara adesso, compare. Cioè. Oh. Ribelle neutralizzato. Altri però non so. Non lo so. Aspetta. Qua delle munizioni. Questo è il mitra. Boh. Mitra. Ah, zero colpi di questa. Lafayette, la strada. Però non posso tenere. Aspetta, vediamo se si può. Eh no, non si può. Cioè, devi avere. Cioè, il mitragliatore va a sostituire per forza il fucile. Vediamo. Op. Oh. No. C'è nessuno. Qua dove c'erano i cecchini. Dammi. Aspetta, cos'è che ho raccolto? Una granata, forse. Granata fumogena, ah, ok. Questo era. Aspetta, fa vedere. Carabina di precisione. Magari questa forse. Forse, ma non so, Non so se tenere questa. No, teniamo l'altra, dai. Anche se quella di precisione, sì, è più precisa, ovviamente, ma. Aspetta.
Se lanciassi una granatina, vedo solo che si vede poco perché. Madonna. Sono bloccato dal fuoco nemico. Bomba mano. Raga, oh, li ho presi due, Non possiamo fermarci. Immagino che stiano arrivando altri ribelli. Tutte e tre. Ok. Andiamo qui. Dammi. Munizioni. Anche per la pistola, ok. No, questa è l'altra pistola. Hanno sbarrato la strada. Attraverso l'edificio. Andiamo di qua. Oh. Aspetta. Un fuciliere entra in quell'edificio. Dov'è? Vedo poco. Cavolo. Ricarico. Madonna. Questo. Che arma è? Oh, sembra uno stantuffo. Cos'è? Basta? No, pistola. Porca, sto guardando. C'era un bel barile rosso. Porca vacca, che non riesco a prenderlo. Usiamo il fucile. Aspetta. Sono un po'. Allora, prendiamo quello. Ecco. Non male, direi. Uno è andato. Preso. Nemico a terra. Ok. Sì, questo diciamo dalla media distanza va bene. Ok. Anche lunghettina. Non lunga al 100%. No, porca vacca, stavo. Bravissimo. Chi è che mi ha preso? Oh, oh, ma compare. Il compare non mi copre. Voglio dire, forse mi conviene stare un po' più indietro. Aspetta. Ah, ecco qua magari. Vai, è andato. Dato. Ok. Il compare è più avanti, forse dovrei stare. Non saprei, aspetta. O qua va bene, però vedo poco. O qua magari, qui nell'angolo. Altri ribelli nel cortile. Madonna, aspetta. Ah, va che lui è più avanti. Ok. Aspetta un attimo. Ah, va che ho di nuovo la fiaschetta. Quindi quando muori te la ricarica. No. Allora. Oh. Non male, direi. Preso. Oh. Ci ha pensato lui. Ogni tanto. Vedi. Allora, non farli salire. Aspetta. Ok. No. Madonna. Non ho ancora capito che arma sia, però. Oh, madonna. Ribelle neutralizzato. 6 colpi, insomma. Insomma, aspetta. Carica. Ok. Cavacca. Oh. Obiettivo a terra. Di questo ne abbiamo i colpi. Diavolo. Il cappello devo beccare.
Aspetta. Ci stanno massacrando. Merda, ricarico. Aspetta. Ah. E ciao. Oh. Perché si avvicina? No. No. Mi hanno bloccato. Oh. Cavolo. No, questo si avvicina. Cavacca, aspetta. Dov'è? Eccolo. A raffica. Madonna. Oh, preso. Vorrei. Qua è pieno di armi, però. Ok. Nemico a terra. Ok. Ah. Ok, ma aspetta. Quanti sono? Arrivano. Andate. Pausa un attimo. Pausa un attimo. Ma la Lafayette dove è finito? Cioè. Ok, via la gamba. Va bene. Monsieur, grenadier. Granatieri, ha detto. Sì, però lui ogni tanto appare, ogni tanto scompare. E arriva altra gente. Aspetta, ancora una granata. Se si raggruppano. Sono bloccato. Ok, 2, 3. Guarda, guarda. Una bomba. Spero di averne preso qualcuno. Granata. Madonna. Come ricevuto, Marchese. Mi coppi dall'alto, ma dove? Granata. Ah, boh, no, giù, 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 giù. Cosa c'è qua? Granata, dammela. Madonna, dammi, io ne sparo un'altra. Granata lanciata. Olè. Non ci sente quello, eh. Ok. Ribelle a terra. No. Ah, non l'ho bloccato. Speriamo. Dove sono? Ah, sono a terra. Speravo che magari. Beviamo alla salute, dai. Sono tanti comunque. Un altro. E. Maledetta granata. Porca. Aspetta, aspetta. Sono sotto il fuoco. Oh, andato. Poi c'è quello. Solo 6 colpi. No, si sta avvicinando uno. Ma scusate, ma sono infiniti? Domanda. Cioè, domanda. Resta al riparo. Io devo, ho bisogno di munizioni. Carissimo. Prendo una a caso. Ok, aia. Porca vacca. Aspetta, aspetta. Ma è tipo doppietta, Vabbè. Nemico a terra. Dov'è? Madonna, meno male mi ha preso un po' di striscio. Ok. Ricarico. Però questa non va bene per la distanza. Madonna. Porca vacca. Via. Ma mi sta venendo il dubbio. Devo andare da qualche parte. Cioè, non lo so, devo avanzare. Perché qua sono tanti. Mi sembrano anche troppi. No, ce n'è uno lì. Ce n'è uno lì, ma appena vado avanti. Lui è invincibile, ovviamente. Ecco.
Allora, ne ho abbattuti un po'. Dovrebbero essere arrivati i granatieri, però qualcuno l'ho già ucciso. Ocio. Ok, ok. Dov'è che è? Lei la... Aspetta. Ah. Ok. Obiettivo a terra. Ah. Preso. Madonna. Aspetta. Granata. Aiuto. Ricevuto, Marchese. Aspetta, ma copri cosa? Mi copri per niente. Aspetta. Aspetta. Aia. No. Staccati. Fammi andare. No, staccati. Madonna, aspetta. Ok. È che... mi serve la doppietta per questo, ma... non ce l'ho. Ah. Aia. Aspetta. Dov'è? Non è andato giù. Sporca, caro. Cavolo, ti stanno con le granate, eh? Porca vacca. Oh. Ehi. Dov'è? Dov'è quello là che lancia le granate? Aspetta, com'è che si cambiava spalla? Non mi ricordo più. Aspetta. Madonna. Quindi ci sono andato proprio addosso, dai. Dai, vai, tirati su, tirati su. Niente. Aspetta. Due? Non è un po' esagerato? Scusate. Ma poi il mio compare non vale niente. Aspetta. Oh. E basta però con queste granate. Porca vacca. Oh. Ribelle a terra. Bella. Se gli cadesse la granata. Oh. Oh. Cosa fa questo? Devo ricaricare. Quattro colpi. Oh. Avanziamo ancora lontani dalle strade. Non mi ricordavo che era così dura. Porca vacca. Aspetta un attimo. C'è. Inizia. No, è che io ho tolto la... sì. Un attimo di pausa, per favore. Io ho tolto la mira assistita. Che vabbè, se metto la mira assistita sarebbe l'opposto. Cioè, è troppo semplice. Una via di mezzo ci vorrebbe, aspetta. Ah, ecco, ok, ho ripreso un po' di colpi. No, la doppietta non la prendo, perché... sennò poi come reagisco alla... Aiuteresti con il carro? No, non ti do una mano, va bene. Ah, qua c'era il fucile da cecchino, vedi? Vabbè. No, sto cercando una pistola. Vabbè, magari loro ce l'hanno, aspetta. Vediamo qui se c'è qualcosa. Granata. Munizioni. Ah, ok, boh. Ho preso 40 munizioni di questa. No, questa non è male a distanza ravvicinata, è forte. Arrivo. No, dovevo sempre... sì, poi era... morendo l'ho notato, era apparso scritto... resiste all'imboscata, no? Quindi uccide tutti i nemici. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo quindi... no, non me lo fa vedere, aspetta. Non sono in fase di combattimento. Credo granata normale e granata fumogena. Penso. Devo andare qua. Ok.
Percival. Percival, mi ricevi? Risparmi al fiato, monsieur. Gli edifici bloccano il segnale. Maledetto progresso. Dammi il monocolo. Vedo l'obiettivo. L'ospedale è 2 miglia a ovest. Trova Percival. Vedi i nostri compagni? Non ancora. Là, forse. Là. Devono essere loro. Scusa, perché lui ha l'arma elettrica? Non ho capito. Andiamo alla sua. Invitiamo qualche amico, ok? Comando aereo qui Galahad. A chiunque si trovi nella zona di Whitechapel. Comando aereo qui Galahad. Sicuro, monsieur. Mi ricevete? Non possiamo stare qui. Il Lord Cancelliere sarà contrariato. Lafayette non ama la corte marziale. Ci penseremo più tardi. Sir Galahad, qui Sentinella 5. Siamo 3 leghe a nord-est di Whitechapel. Attendiamo direttive. Sentinella 5, qui Galahad. Chiedo supporto aereo in volo d'attesa. Ricevuto, Sir Galahad. Inviamo segnali blu e rossi a intervalli di un secondo. Richiediamo conferma visiva per impostare la traiettoria. Localizza l'aeronave Sentinella 5. Trasmetti il segnale con il monocolo. Cos'è? Invia il codice. Il codice Morse visualizzato per il pulsante touchpad. Tieni premuto il pulsante touchpad. Ah, aspetta, così. Così. Per Gala, qui Sentinella 5. Abbiamo conferma visiva della vostra posizione. Nuova rotta 224 gradi. Tra 8 minuti in volo d'attesa sopra Whitechapel. Ok, Sentinella 5. Attendete ordini in posizione. Andiamo. L'olezzo della pestilenza. I bassi fondi di Parigi profumeranno di viole. La merda puzza di merda, monsieur. In tutto il mondo. Sì. Andiamo, devo andare io? Ah, vabbè, grazie. Sì. Lafayette. Nessun problema, monsieur. Sto bene. Sei un po' sporco di sangue te, però. Possiamo andare, sì. Questo? Un orsa. Ma questo è. Oddio, sì, com'è che si chiamava? Sackboy, non mi ricordo più. Comunque un easter egg, sì.